posto per ogni libro ha il suo posto, ho un posto per ogni libro ha il suo posto. Devi venire con noi. Cosa? No! No, devo restare qui! Qualcosa non va nella biblioteca! Questo libro! Lo sappiamo. Adesso vieni con noi. No, io... Non credo che voglia venire con voi. L'obiettivo per evitare ulteriore contaminazione. Basta, basta! Interrotta. Inizio terminazione. Ti distruggeremo. L'obiettivo ha lasciato l'area. Ha
avviare intercettazione. Aspetta. Perché mi stanno cercando? Hai scoperto un problema nella biblioteca, giusto? Qualcosa che non riesci a spiegarti. Così è la polizia della biblioteca? No. Sai che è ben di più. Ti prego, vattene! Hai visto qualcosa che loro non vogliono tu sappia? Aiuto! Tagliati di dosso! Difficoltà! Donna!
alzarti adesso. È tutto finito. Sì, credo di sì. Sei pronta? No, ma non ho scelta, vero? Non se vuoi scoprire il posto di quel libro. Sì, ho un posto per ogni libro. Ogni libro ha il suo posto. Durante un suo viaggio, Chuang Tzu trovò un vecchio teschio, tutto rinsecchito. Con rammarico, iniziò a interrogarsi sulla fine delle cose. Al termine del suo discorso, prese il teschio e se lo mise sotto la testa per dormire. Chuang Tzu, polizia, apri la porta! Polizia, apri questa porta, subito! Cosa ha fatto questo tizio? E chi se ne frega? Non arresto qualcuno da settimane. Perché ci hanno mandati così in tanti? Infatti, è solo uno spreco. Dobbiamo fermare... Cos'è che può fare questo a un agente? Mentre dormiva, il teschio gli apparve in sogno e disse: «Sei uno stolto a rallegrarti di questa vita tanto dura». Chuang Tzu non poteva credere a queste parole e chiese: «Ti piacerebbe se riuscissi a riportarti in vita, vero?»
Catturate Anderson. L'obiettivo è Cheng Zhu. Sbalordito dalla stupidità di Chuang Tzu, il teschio rispose: «Come fai a sapere che si sta male da morti?» Sta volando. Aspetterò.